Juve a Cremona con Chiesa, in attesa Vlahovic. Sole verso il sorpasso a destra. La Juve ha brindato alla difesa, ma si augura un 2023 ricco di attaccanti. Nel primo scorcio di campionato i bianconeri hanno subito meno gol di tutti, 7 reti. Mentre in fase realizzativa i numeri sono migliorabili, visto che i 24 gol segnati mettono la Juve sul quinto gradino del podio. Molto dipenderà dai recuperi di Vlahovic, ma anche dal passo che riusciranno a raggiungere e tenere Chiesa e Di Maria. Il primo, fuori dal 9 gennaio scorso per infortunio salvo gli assaggi con PSG. Inter e Lazio prima della sosta, carburerà ancora un po' con Cremonese e Udinese per essere magari pronto a candidarsi per una maglia da titolare col Napoli. L'argentino, che rientra domani dalle vacanze insieme all'altro neocampione del mondo Paredes. Non è riuscito a dare finora l'apporto sperato, e grandi sono le aspettative intorno al suo primo semestre del 2023. In ottica cremonese, che segnerà il 4 gennaio alle 18:30 la ripresa della stagione agonistica juventina. I pilastri dell'attacco saranno ancora Milik e Kean, in attesa che Vlahovic risolva i guai fisici legati a una ricaduta della pubalgia. Come ha spiegato Allegri dopo l'amichevole con lo Standard Liegi, l'attaccante serbo ha ripreso da qualche giorno a correre. E dunque un suo impiego è escluso con Cremonese ed Udinese. E la speranza di riaverlo almeno in panchina per il big match col Napoli è legata alle sensazioni che il calciatore riferirà in settimana dopo alcuni test specifici, se questi daranno esito positivo. Vlahovic potrà tornare ad allenarsi gradualmente con i compagni. Se la difesa vedrà in campo il trio brasileiro, è il reparto di mezzo ad avere le maggiori alternative e dunque a prestarsi maggiormente al gioco delle probabilità, Locatelli in regia e Costica a sinistra sono le certezze. Il quinto di destra l'incognita vera, in assenza di Cuadrado. Le mezzali dovrebbero essere Rabiot a sinistra e uno fra Fagioli. Miretti e Mkhitaryan a destra, con scelta legata anche a chi verrà prescelto per il ruolo di vice Cuadrado, con lo Standard Liegi si è visto un ok in rodaggio. Ma soprattutto un Sule in grande spolvero, anche se schierato per un minutaggio inferiore al compagno. Del resto l'argentino era già stato schierato per oltre 60 minuti sia contro l'Arsenal che contro il Rijeka. Tanto sulla destra che sulla sinistra, e sempre è dato l'impressione di essere fra i più in palla e pronti per il salto fra i grandi. Per questo con la Cremonese si candida automaticamente per una maglia da titolare.